piaciuta subito la Yasmin. A me è piaciuta subito, sin dall'inizio, proprio per la sua dolcezza, il suo modo di fare, il suo carattere. Io sono un po' esuberante come carattere, lei è più tranquilla. La sua calma, perché io sono l'opposto di lei. C'è stato un giorno di qualche anno fa, che ricordo come fosse ieri, in cui ho pensato che tra noi poteva nascere qualcosa di veramente speciale. In poco tempo mi hai riempito la mente, il cuore e il nostro amore, fortemente voluto e conquistato, mi ha fatto vivere emozioni che non avevo mai provato. Mi fai stare bene, mi fai divertire e mi hai insegnato ad esprimere quello che sento, a non tenermi dentro niente. Con te posso parlare di tutto e trovo sempre una solida spalla su cui appoggiarmi. Siamo stati messi a dura prova e in questo giorno così speciale, che desidero da tanto tempo, voglio dirti grazie, perché nel momento più difficile della nostra vita, dove una neomamma dovrebbe solo sorridere, sei riuscito a infondermi la forza e l'ottimismo necessario per combattere una battaglia che, anche se non è finita, sento di avere vinto, e mi lascia la consapevolezza di essere una coppia unita, vera e speciale. Amore, ricordi il giorno che ci siamo conosciuti? Era il 14 maggio del 2004. Sono passati 13 anni. E per me adesso è come allora, non ho mai smesso di amarti. Non smetterò mai di farlo, vorrò poterlo dire anche da anziano, fino all'ultimo dei miei respiri, tenendoti per la mano, ti amo. Abbiamo fatto passi da gigante, siamo caduti tante volte e tante volte ci siamo rialzati. Ricky e Luca sono i nostri splendidi ragazzi. Io non dico niente, perché tu sei tutto, ma ti dico grazie perché hai reso la mamma felice. Sei un grande figlio e anche tu. Io volevo una Era il 14 maggio del 2004, sono passati 13 anni e per me adesso è come allora, non ho mai smesso di amarti.